Un caro saluto a tutti, benvenuti a questo appuntamento con Toy Tinker Simulator in Operazione Nostalgia Zio Gigino nella seconda puntata. Allora ragazzi, oggi andiamo avanti e andiamo a vedere un pochettino di andare avanti con la carriera. Come sempre ringrazio gli sviluppatori per avermi donata la key e facciamo un piccolo test prima di andare avanti. Come sempre ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline. Ringrazio come sempre i moderatori, Vips, gli amici e le amiche del canale e tutti coloro che passano a guardare i contributi del canale. Allora, andiamo avanti. Vediamo un attimo nelle opzioni cosa ci abbiamo. Musica. Vediamo un po' il volume. Controlli. No, video questi qui. Ah ragazzi, stiamo usando la grafica completamente in ultra e ho una 1060 che gestisce sia il software della live che il gioco, quindi devo essere sincero, hanno fatto veramente un'ottima ottimizzazione. Piccolo sorsettino, quindi torniamo indietro e andiamo avanti. Per chi si fosse perso ovviamente l'episodio precedente, soprattutto per voi che lo state guardando su YouTube, vi invito a andare a vedere la serie precedente. Insomma, abbiamo fatto un bel po' di cose. Allora, abbiamo apprendista, artigiano. Allora adesso vediamo un po'. 550 apprendista, cosa ci abbiamo? Ok, allora questi diventano sempre più complessi e più complicati man mano che si va avanti. Aumenta il grado di difficoltà e quindi non è proprio banale. 2, 3, 4, 5, perfetto. Prendetene sempre in abbondanza. In abbondanza, ovviamente. Abbiamo tutto e facciamo accettare. Vai, zio Gigino, pensaci tu. Zio Gigino, pensaci tu. Ovvio. C'è un po' di ruggine, ragazzi, avete notato? Niente paura, c'è zio Cicino. Ui, tira. Qui ci vuole l'attrezzo. Ah, ma questo è legno. Legno e metallo, ragazzi. Bello. Allora qua. Oh, questo. Cliccate due volte e poi trascinate l'attrezzo sul punto da sganciare. Stessa cosa qua, doppio clic e poi opla. Qui c'è, diciamo che in questo caso qui è intermedia la difficoltà del disassemblage. Mi sono scordato di disassemblare questo. Opla. Ok, vedete, poi ci sono le varie icone che vi dicono anche le fasi di lavorazione quali sono, quindi alcuni pezzi li hanno mandati nel macchinario per come si chiama questo,
Lucidatrice vibrante. Ok. Poi abbiamo sabbiatura, 4 pezzi di sabbiatura. Ricordate sempre di dare un'occhiata ai simboletti che appaiono di fianco, perché poi vi diranno quei pezzi dove sono stati, in quale punto sono stati messi, vicino a quale macchinario, quindi voi naturalmente li trovate, li andrete a trovare lì. Smerigliatrice, queste legno. Bello, adesso il pezzo ci ha detto che 5 pezzi su 5 sono andati sul banco di verniciatura. Ecco qua, e infatti li troviamo qui. Allora, guardiamoci intorno ovviamente prima di muoverci, perché a volte capita che in fase di distrazione noi non ci accorgiamo di dove sono stati riposizionati i pezzi, quindi non riusciamo a completare il tutto. Quindi andiamo qua, vernice a polvere, giustamente. Se no dobbiamo abbassare anche il volume della musica. Ecco, non è un difetto o un bug del gioco, ma bisogna trovare il giusto compromesso, e quindi della musica, quindi regolarlo a proprio piacimento. Allora, adesso andiamo sul banco naturalmente, e qua ci manca un pezzo, sbaglio, vediamo un po', ecco qua un pezzo. Oh, bella la, oh là là. Adesso andiamo al tavolo di lavoro e iniziamo l'assemblaggio. Oh yes, oh yes, come buono, come bello, panica Nutella e tutti tutti. Oh yes, ah yeah, yeah. Questo diciamo che è stato leggermente meno complesso, meno complesso. Sicuramente è tutta un'altra storia. Ok, adesso andiamo al computer e andiamo a venderlo. A venderlo. Progetto attivo, consegna, bonus 0, bonus museo. I punti esperienza aumentano ovviamente, qui bisogna arrivare a livello 25 ragazzi, e là. Oh, museo, ragazzuoli, vediamo un po'. Allora, museo dei giocattoli, iniziamo a vedere un po' come funziona qua. Allora, polvere rosa, quindi quando selezioniamo l'oggetto da voler restaurare, bisogna prima procurarsi le necessaire e quindi ritornare sul progetto, ritornare qui e fare compra.
Quindi iniziamo anche a prendere qualcosina per il nostro museo. Qui questo è a pressione, quindi si possono sfilare. Come dice il nostro Aleasso, tac. Aleasso Allegracia, aia. Che salutiamo. Willa! Azienda, buongiorno, ragazzuoli, mi raccomando, andate a seguire l'amico dell'azienda SNC, mettete un bel follow e seguitelo anche sui suoi canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram, Twitch ovviamente, non so se l'ho detto, comunque ragazzi, seguitele. Oh yes, e gli facciamo anche un bello shootoutino. Un bel applauso. Yeah. Eccoci qua, oggi in via del tutto eccezionale siamo in webcam su questo gioco Toy Tinker Simulator. Allora, vediamo un po'. Allora, abbiamo due pezzi da stampare? No, allora. Smerigliatrice. Mi sono perso qualcosa. Ecco qua. Iniziamo prima con la lucidatrice vibrante qua. Ecco qua. Questi sono i primi giocattolini per il museo, ragazzi. Il museo di zio Gigino. Che anche un adulto diventa bambino. Allora, 8 su 8, ecco qua. Red Passion. Carissima azienda, come stai? E soprattutto come procedono i lavori sul deposito? Deposito mezzi là. Quello di Construction Simulator, giusto, se non ricordo male, l'ultima volta. Construction Simulator. E ovviamente se siete su Facebook vi invito anche ad entrare nel gruppo di Azienda Agricola SNC, dove si parla di farming e di molto altro. Oh yes. Allora qua dovrebbe esserci qualcosa. No, al banco. Giustamente. Ehi. E com'è? Qui. Ah, spagliarisci. Smerigliation. Oh ragazzi. Oh. Qui si fa sul serio. Ah, bisogna accendere prima, ovviamente. Ma come ha fatto a fare sta placca qua? Ah, ecco dove stanno nel forno. Ya, wunderbar. Abbassiamo un altro bel volume perché ecco qua ci sono delle tracce che sono molto più dinamicamente più forti e altre un po' meno. Allora questo mi sa che mi sono scordato qualcosa.
Ah, questo deve andare in stampa, giusto. Beh, come ci ho fatto caso. Eh beh. E infatti, ecco qua. Quando vedete che qualcosa non va avanti, vi ricordate di dare sempre un'occhiatina allo stadio, o meglio alle icone che compaiono sui vari pezzi. In questo caso mancava la stampa, ecco qua. Questi sono tutti giocattoli che poi andranno nel museo di zio Gigino. Voilà ragazzi, una bella macchina fiammante. Ah yeah yeah. E qui guadagniamo anche qualche punto esperienza, credo, eh? Andiamo un po'. Questo come si fa? Progetto. Progetto attivo. Aggiungi all'inventario. Oh, abbiamo guadagnato anche 600 punti. Il giocattolo è stato consegnato a un museo. Perfetto. Allora, andiamo avanti un po' con le production, ovviamente. Bellina sta casetta. Questa mi sa che è legno, eh? Questa sarebbe bella complicata, ragazzi. Già lo so. Allora, scala. Questa è inserita a pressione. Iniziamo dal tetto, eh? Qui ci vogliono gli attrezzi. Trasciniamo. Ah, ecco. Oh. Ozi cicino turu. Ozi cicino turu. Aggiusta il giocattolino. E tuzze tuzze. E tuzze tuzze. C'è una vitterella. Dove sta? Buona la miseria. L'hanno messo. E questo l'ho visto. In un punto molto strategico. Questo sta qua. Oh, allora questi questi sono tutti messi tutti a pressione. Wow, questo è un giocattolino tutto fatto in legno, ragazzi, cioè tutto fatto a mano, fra l'altro, che nei tempi che furono c'era poco di fatti in materia plastica. Qua mi sono scordato di smontare ancora questo pezzettino qua. Vedete poi come sono complessi. Diventa complesso, quindi non soffermatevi sul fatto che sembra semplice, sembra banale, ma non lo è questo giochino. Qui c'è una vite. Via. E salutiamo anche l'amico Fanbus 08 e anche il Black Dog, che sono due amici del canale toscani. Allora ragazzi, qua mi sa che si può mandare anche tutto a piallare per tornare indietro. Bisogna schiacciare il tasto destro del mouse. Allora abbiamo levigatrice. Asmerine, ok, quindi levigatrice e tuts, no, quindi bisogna lavorare prima questi pezzi qua. Ok, vediamo un po'. Ehi. Ok, guardiamoci intorno, c'è qualche altro punto. Ah, ecco qua, infatti mi sono scordato di questo. Ah, questa è la porta. Ecco. Ecco, come vi dicevo, quando non trovate un oggetto, controllate sempre sul banco da lavoro o altrove dove eventualmente
il pezzo è stato temporaneamente lasciato. Scusate ragazzuoli. Allora, riprendiamo. Adesso ce lo fa usare. E infatti, non vorrei dirlo, ma zio Gigino è un artista del legno. Ragazzi, voi cosa ne dite? Fatemelo sapere, sia voi in chat sia voi naturalmente su YouTube e su Twitch. Scrivetelo nei commenti se zio Gigino è bravo con questi lavoretti qua. Ok, abbiamo ancora, ecco perché fa così. No, c'è qualche altra cosa sul banco da lavoro allora, evidentemente. E infatti. Ah, 13 su 13. Mo ci ho fatto caso, il numeretto. Gratta, gratta. Gratta, gratta, gratta. E ovviamente ci avvisa che il pezzo va in... va ridipinto, e quindi ci avvisa che lo troveremo nel reparto verniciatura. Monsieur le Président, bonjour. Tutto bene azienda, scusami se rilego con un po' di ritardo, ma sui giochini qua gli hanno molto impegnativa. A zappa sto, porta la zappa sto, porta la zappa torta. Maurizio, Max, Luigen. Oh yes, oh yes. Bonjour Monsieur le Président. Ragazzi, abbiamo l'onore di avere in vives, oh yes, oh yes, niente poco di meno che il super presidentissimo della Zappaland, ragazzi. E scusatemi se poco. A proposito di Zappaland, l'ho ripresa un attimino in questi giorni per mandarla un po' avanti. Infatti ho acquistato un bel panificio industriale, anche perché avendo acquistato il mulino, quello lì della mappa svizzera, e ho detto fatto 30, facciamo 31, e così almeno adesso si possono fare le produzioni in grande stile, ma soprattutto in quantitativi molto ampi, maggiori. Come presidente nell'online. Ah, tu dici nella partecipazione là? E a me? C'è le tue cose da fare, le cose di tutto. Oh yes, oh yes, e tutti e tutti. Allora ragazzi, adesso abbiamo 4 pezzi sul quale mettere degli adesivi, delle etichette, quindi dobbiamo ricordarci di andare a controllare sul banco della stampanda.
Ho visto, ma bello però quel giochino, sai? Poi la nostra super Chiara, ragazzi. Salutiamo anche Chiara Error 404, la nostra Chiarina nazionale. Facciamo un attimo lo shootout così. Allora. Che è anche una nostra moderatrice del canale, fra l'altro, eh. Allora, manca poco. Ah! Quindi, in effetti, anche se non è il mio genere, però, è molto complesso, eh. Poi Chiara, in fatto di giochi, devo essere sincero, c'ha dei gusti veramente fini, ma soprattutto molto, non sono quelle cose banali, ma sono complesse. Infatti, veramente Chiara. Salutiamo anche il maritozzo di Chiara. Veramente una cosa. No, oltre ad essere una bravissima streamer, è anche una bravissima persona. E lo si vede. Si torna. Ah, e beh sì. Dopo una lunga pausa qua. Si fa un po' di orsacchiotte. Orsacchiotte. Non mi prendi. Oh. Carta da parati, ragazzi. Beh, wow, questa fatta zio Gigino è proprio bravo, ragazzi. Sul legno soprattutto zio Gigino è imbattibile. Cioè, sui lavori sul legno zio Gigino è qualcosa di incredibile. Sa aggiustare e sa fare tutto, ma col legno è un artista. Oh, questo dovrebbe essere il pavimento del salone, mi sa. Per chi si fosse perso la prima parte, sto restaurando una casetta giocattolo. Allora, quindi. Yeah, ehi. Pavimento. E tuzzo, e tuzzo. Allora, ecco qua. Allora, scusate. Ecco qua. Ecco qua, vedi? Quindi era il salone, vedi? Questi lo stanno mandando là. Tutto il legno, ragazzi. Zio Gigino Superstar. Zio Gigino è sempre con te. Allora, questo? No, questo, ecco. Manca qualche pezzo, mi sa. Questa, la parete, giustamente. Parete, provincia di Caserta. Salutiamo i paretini, pare si chiamano, paretani. Comunque, gli amici di Parete in provincia di Caserta. Oh via, ragazzi. C'è. Poi sfidano a zio Gigino e dicono che zio Gigino è un mostro. Cioè, ragazzi, giudicate voi. Yeah. E adesso incassiamo gli Everons. 750 Everons, ragazzi. Scusatemi se poco. 100%, ragazzi. Yeah. Ah! Nuovo giocattolo artigiano, ragazzi. Attenzione! Attenzione, ragazzi. Ah, questo è metallo. Ottimo, ragazzi. Ottimo, dovrebbe essere metallo, credo, eh. Così, occhio. Se è metallo, ragazzi, è la prima lavorazione in assoluto che facciamo.
Allora, questo. Allora, trascina. Tira il componente del giocattolo. Forse no. Kevin. Tutto Kevin. Voilà. Ragazzi, ovviamente andate a seguire anche il maestro La Zappa Storta se non lo conoscete. Per chi non lo conoscesse, ecco, vi dico soltanto che è colui che ha donato è colui che ha creato la mappa della Zappaland. È lui, sì, è lui, proprio lui, il nostro Bernini, il nostro ingegner Trevi. E salutiamo la famiglia Trevi. Questo qua. Willa Morino, buongiorno. Buon caffè, ragazzi. Opola. C'è il carrello qua davanti. Ah, questo è il carrello d'atterraggio. Allora, sabbiatura, smerigliatura, smerigliatura, lucidatura vibrante là. Sì, quindi ragazzi, questo è metallo, confermo. Confermo, confermo. Allora, 5 pezzi in sabbiatura, ed ecco qua. Bonjour, bonjour. Allora, facciamo lo shootout a Moreno. Non ti preoccupare, Moreno. Non ti preoccupare, tanto qua. Non siamo, come dire, attaccati. Dice Moreno è venuto, che ha fatto? Non ti preoccupare. Prima le cose personali e poi dopo tutto il resto. Cazzo, è enorme sta automobilina, ragazzi. Ma avete visto quanto è grande quella ruota? Ruota. Wow, enorme! Va nel palmo della mano. E a meno che zio Gigino c'è il palmo della mano di un creaturo, ma zio Gigino c'ha dei palmi di mano incredibili, palmo di mano incredibile. Come il nostro Super Gianni Morandi. Che salutiamo e auguro ovviamente, auguriamo una pronta guarigione per la sua. La mano che ha subito, insomma, sta facendo un po' di riabilitazioni e ovviamente ha iniziato anche a suonare il mitico Gianni Morandi. Zappa, comunque non so se hai visto l'ultimo video, quello lì di Ranch. Non so se è ancora presente qua su Twitch, ma eventualmente se vai su YouTube, sul mio canale YouTube, trovi il gameplay dell'ultima, quando è stato 2 settimane fa, mi sa. Il gameplay, ci sono delle missioni, 3 missioni, 3-4 missioni, quindi scusate. Sono 3-4 missioni anche abbastanza semplici. Quella del cacciatore, ovviamente mi riferisco. E poi ti dà anche il fucile, quindi diciamo che è stato fatto un miglioramento. Allora, verniciatura. Ah, il forno, beh, giustamente. Quindi quando verniciate, fate la verniciatura a sabbiatura, ricordatevi ovviamente di usare il forno. Le four. Wunderbar. Allora, dove sta? Ok,
sul banco. Oh, Kevin. Allora, c'è qualcosa da verniciare sicuramente. Allora, questo. 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 Quindi questi per il momento non servono. Ritorniamo sul banchetto. E vai, zio Cicino, suona la tromba. Trom. Non si può dire. Trom. Oh yes. Dipingiamo. Sì, la vita è tutta qui. E dipingiamo, ridipingiamo il giocattolo che è rotto. Noi lo restauriamo. E tu, se tu, se tu, se tu, se tu, se tu. Oh. Comunque, zio Cicino è un magro guaglio. Mago, la magia. Mi sembra. Sì, ora passiamo assemblation. Ozzi Cicino. Bello guaglio. Ozzi Cicino. Ah, questo è il tre route. Il triciclo. La peccarte della piaggia. I porto tre route, io guido la pecar. Utre rotra piace, la pecar te la piace. Machete. Machete quatta mattina, mi alzo alle 4 del mattino. Ecco che vuoi per i 4:10. Allora, vediamo un'altra cosa. Ecco qua. Oh, 1150. Allora, ragazzi, questo qua c'avevi i fari rotti. Ok, doppio clic e sì. No, che ho fatto? Ai ai ai. Allora, stacca la portiera. Ah, questo c'ha. Ah, è la vitarella là sotto, giustamente. Questo pure mi sa che fosse di metallo, eh. Non vorrei sbagliare. Full metal. Tre route. Che ha fatto? Aspetta. Si deve ancora smontare questo. Qua ci vuole sicuramente. Ah. L'attrezzo. Ai ai ai. Sì. L'altro ieri, ragazzi. E tuzzi e tuzzi. Allora. Doppio clic. E stacca. Doppio clic. Qui. Ah, giusto. Non ce l'ha fatto caso. Qua ci vuole, ho visto. La vitina. Mi farete qua, si sganciano, sì. Poi c'è la freccia qui. Vediamo un po'.
Se c'è qualche altra cosa, eccolo qua. Ragazzi, mi raccomando, non tralasciate nulla perché altrimenti non andate avanti. Vediamo un po'. Sì, adesso sì. Adesso già. Poi c'è anche da fare una stampa in 3D, quindi c'è anche qualche pezzo da riprodurre. Dovrebbe essere il faro, se non ricordo male, o la freccia. E questa mi sa che stia spandando. E infatti, lo sapevo. Ecco qua. Cioè, vedete, poi man mano aumentano anche. Aumenta la difficoltà e quindi non dite che è un giochino banale per chi non lo è affatto. Veloci, veloci che l'acqua si spreca. Tuzzi e tuzzi. Vai là. Questo come complessità mi sa che è media, medio bassa forse, eh? Vediamo un po'. Ma ci sarà sicuramente più avanti. Ci saranno dei lavori da fare con il saldatore da dello stagno. E quindi, ragazzi, il tasso di difficoltà si alzerà. Allora, nichelatura qua prima. No, perché fa così? Tre pezzi. Ok, quindi allora sta qualcosa sul banco. E infatti 1, 2, 3, 4. Quindi quello è lo step successivo. Questi sono pezzi verdi, ma vanno assemblati. Allora, smerigliatrice. Quindi ci dice che i pezzi sono andati nella placcatura nickel, quindi ci facciamo prima questa qua, siamo sicuri di non dimenticarci nulla. Perfetto, questi pezzi sono andati a banco da lavoro, adesso abbiamo 12 pezzi da verniciare e iniziamo da questi. Che sono un po' più piccoli. I famosissimi dettagli. Adesso andiamo qui. E voilà, zio Gigino, eccolo qua. Chi fa l'artista? Ma non va fuori pista. Tac, come dice aie aie, adesso aie aie. Oh, lavorino d'altissimo livello. Fare arancioni.
anche di giorno. Ah no, quelle sono le frecce, ragazzi, scusate, sono le frecce. Pure queste dovrebbero essere le frecce. Ah, frecce. Oh, ragazzi, il furgoncino di zio Gigino. Allora, come si famo? Dimenticato qualche pezzo? Vediamo un po'. E infatti, vedete? Non potete sbagliare. Abbiamo inserito la chiavetta USB. Ecco, se vedete che non va avanti, vuol dire che vi siete scordati qualche passaggio. Adesso possiamo assemblare tutto, ragazzi, e vi assicuro che non vi fa andare avanti, Vi assicuro che non si muove. Non si muove. Muove la colita, sì. Muove la colita, sì. Suave. E tuts. Oh yes. Oh no. La sportellina non male. E mi sto scordando la freccia qua. Oh. Interessante. Voilà, ragazzi. Ti scatterò una foto. Scusami, zappo la lettura. Allora, per il momento niente ancora. Per il momento è soltanto la possibilità di fare le missioni e di e prendere il fucile. Probabilmente è previsto più in là. Infatti sono iscritto nel loro canale Discord proprio per restare sintonization. Stay tuned. Allora, ragazzi, questo è bellino. Questo è il carro a tris. No, non è carro a tris. Questa è la gru. La gru. Cacciavite. Polvere verde. Cacciavite di misura 1 l'ho messo. Allora, sì, 1, 2, da solo, 2, 4, 4, 2, 4, ok, quindi, mercato, pardon, c'è anche il cesello, quindi ci sarà sicuramente un... qualche lavoro di, come si dice, di liuteria da fare durante la carriera. Allora, spray giallo, ne prendiamo 1, 2, 3, 4, 5, poi turkish, ne prendiamo 5. Turquoise, green, verde. Anzi, quasi, spray giallo, ne pigli altri 4, così. Nel dubbio, cipolla. Spray giallo, 5, ok. Ah, ma ce ne ho 20 di questi cacciaviti. Ma come, su cacciaviti monouso. Eccolo qua. Allora, i pezzi di cambio li abbiamo presi. Iniziamo subito. Allora, qua mancano le ruote, ok. Qua ci vuole cacciaviti di
Si è ingastrato. Tira il componente. Ah, mo ha fatto. Doppio clic e in senso rotatorio. Not ondulatorio o sussultorio si fa sganciare. Aspetta, non sono sicuro che ho sganciato tutto qui. E infatti. Ah. Oh, caro Ale. Benvenuto nella gabbia dei matti. Buongiorno a te. Antifischiavano le orecchie lì. Ti ho nominato un sacco di volte. Sempre per cose buone. Cioè, ragazzi, questi qua hanno messo, hanno fissato gli assi del camion con, non so, una chiave del 13, del 12, cioè. Cioè, questi veramente ci potevano trasportare le cose. I giocattoli di una volta, ragazzi. C'è qualche altra cosa che devo smontare, eh? Listo, ok. Pezzi di ricambio. Qua c'è da smontare qualche altra cosa, sicuramente. Sappiatrice, ricordiamoci. La sappiatrice. E qua c'è ancora da smontare qualche altra cosa. Cosa? What? Che cosa? Che cosa? Non mi dice niente. Vabbè, iniziamo. Ah, yeah. Ecco qua, questi vanno a vernice. Sabbia dura, ah, sabbia dura forse ce n'è, infatti ne mancano due pezzi. Quindi, non ho capito perché questo pezzo non me lo fa prendere. Ah, ecco, mannaggia. Cioè, tu hai capito? Cioè, Ale, tu hai capito, no? Questa è la difficoltà un po' più alta. Ma se... se uno non sapeva come si doveva fare, sarebbe andato al manicomio. Vi accompagno io. Allora, qua, sì, prima pittura. A te, caro Mr. President. Incredibile. Ah, le studiano bene sto giochino, perché a proposito, Ale, fra l'altro ora ti faccio vedere anche la modalità museo che ho fatto prima. Ho iniziato a restaurare le prime creazioni pour moi. Allora, ritorniamo sul tavolo e infatti ecco qua. Ricordate sempre di tenere d'occhio i numeri sulle attrezzature per capire se manca qualcosa oppure no. Ovviamente tutti questi pezzi sono di metallo, quindi immagino che questa carro gru pesasse tanto. Visto che è tutto in metallo e deve essere anche enorme, ragazzi, eh. Oh, la cabina, il sedile, forse è ribaltabile quel sedile, fa ribaltation.
Ragazzi, non ribaltate i sedili, mi raccomando, eh. Oh, si sta consumando anche la vernice in polvere nel cosino, nel bicchierino, nel contenitore sotto la pestiola ad aria. Si vede come si consuma. Non ancora, Zappa. Ho visto, è una giornata. Vedo che gli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Era un aggiornamento, diciamo così, forzato. E quindi ciao Morino, grazie per essere passato. Buona preparazione di pranzo. Allora, qua non devo fare più niente, giusto? Ok, Vin, quindi andiamo al tavolo e iniziamo l'assemblaggio. E tuzze, tuzze. Oh yes, oh yes. E tien, e tien. E tuzze, tuzze. Alright, alright, alright. Arrabbata una bella sprite. That's alright. Very well. Abbuffammoci Nutella. Oh, adesso facciamo, adesso che abbiamo preso qualche soldino, andiamo a fare un lavoretto per il nostro museo, il secondo giocattolino. Ecco qua, museo dei giocattoli. Allora, trenino, 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 ragazzi. Questo è quello che poi andrà. Thank you, thank you. Applausi per il treninen. Adesso iniziamo a fare qualcosina per il nostro museo. Mitico Moreno, buona preparation. Preparation. E tuts e tuts. Ecco qua. Eccolo qua, l'ho visto. Pure questo. Ecco. E dove l'ha messa la vite? Eccola qua, sta accendo, sta. E svita, svita. Questa pressione, ya. Anche questa non è sia pressione. Ole, grazie per il follow di ieri. Benvenuto nel canale. Ecco, adesso ho l'opportunità e l'occasione di ringraziarti di persona per il follow al canale. Thank you, thank you. Grazie per il follow. E tuts e tuts. Allora, qua mancano due pezzi. Questo? Boh, mi manda al manicomio. Ah, ecco. Oh, via. Allora, dovrei aver smontato tutto. Questa cabina ha la forma, non vi dico di che cosa. Mi dissocio. Mi dissocio. Ecco qua. E mo mi fa perdere la capacità là, caro, a te. Allora, il mitico Enrico, mo che si mi fa andare, ah, ecco qua, mi fa andare al manicomio.
No, non si dice a cosa assomiglia. Stack, stack veloce. Manda, manda, manda in produzione. Subito, subito. Ci vanno a fare il trenino con quella forma all'aia. La caldaia la potevano fare in un'altra forma. A forma di sassicciotto l'hanno fatta. Ma noi ci dissociamo, Twitch. Noi ci dissociamo. Però è un giocattolino fatto interamente in metallo, ragazzi, eh. Quindi pesa, ragazzi, pesa. Però zio Gigino è un artista. Ragazzi, chat, serve un bella yeah yeah per zio Gigino. Scrivete un po' a yeah yeah per zio Gigino. Altrimenti qua zio Gigino si sente un po'. Dice, ma com'è qua? I fatiche e questi non mi fanno nemmeno schifo nemmeno yeah yeah. Quello è un poco suscettibile, zio Gigino. Ah yeah yeah per zio Gigino. In realtà il vero zio Gigino già sta in pensione, eh? Da un bel po' di tempo. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. E saluto zio Gigino. Se mai dovesse guardare questo video. Ah, Carnoput. Sciacquo, sciacquo. Veloce, veloce, finché si spreca l'acqua. Pitti? Vai da Lore. Vai dalla zappa. Vai dalla zappa. Dammi ciò King. Dammi ciò King. Dimmi quando è che vai in live te. A proposito di Pitti, si fa le sue live di nascosto, eh? Non ci dice niente. A Pitti dai. Allora, due pezzi là. Ok, la zappa storta. La zappa storta. La zappa storta. Maurizio Max Luce. Oh yes, oh yes. E tuzze, tuzze. Allora possiamo dire che è entrato Mister Yes or Yes, alias la zappa storta, invece del contrario. Ya, trenino, trenino, trenino. Allora, stampa, stampa. Questo ovviamente se non abbiamo tutti i pezzi non ci rifà sempre. E infatti siamo obbligati a fare prima la stampa. Brasile, la 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 la. Oh, Azzu, a stella con le ali. Quella era una bevanda energetica che metteva le ali, non si può dire. Non lo diciamo. Shhh. E tuz e tuz. Poi sì. Allora. Tac. Tac. Ale, ti ricorda qualcosa? Tac. A proposito. A proposito di tac. Andate nel suo canale e seguitelo. Altrimenti zio Ale. Che poi
Zio Dab. Oh yes, oh yes. Mancato qualche pezzo? E infatti, voilà. Esatto. Ma pure una bella Sprite, ragazzi. Ho la Zup, la 7-Up. Oh, trenino, trenino, trenino. Avete fatto il trenino, ragazzi? Oh, museo dei giocattoli, ma... Ah, però, sediamo un attimo. Come siamo messi? Ah, ok. Ok, Kevin. Ecco, vedi? Ah. Andiamo a visitare un attimo. Allora, Istanbul costa tantissimo. Sivas. Eccolo qua. Fa leggermente freddo. Vediamo un po'. Allora, visitiamo un attimo il museo. Ah, non lo possiamo visitare perché... No, non fa visitare. Ah, quindi qua si compra la scatola use. Babbo, come non detto. Allora, un altro trenino. Artigiano. What is this? 4,50. Artigiano. 8,10. Ah. Questo mi sa che è legno. Vediamo un po'. Credo di sì. Sembra acciaio però. Allora, detergente non ci servono per il momento. Vernice 1, 2, 3, 4, Jingu. Poi sacca a pigliare l'usetto della pittura. 1, 2, 3, 4, Jingu. Pigliamo l'oggetto e siamo affaticati. Siamo vagnù. Ma manca qualcosa, vediamo. No. 1, 2, 3, 4, 5. Accetto. Oh. Questa è la farm di... della zappa storta. La farm in miniatura. Oh, c'è tutto, C'è Rocchigno. E Luce, anzi. L'altro nome non si può dire. Troppo famoso. Rocchigna è un poco più camufficial. A proposito, Zappa, ma Rocchigna come sta? Ho saputo che ultimamente si è sentito un po' abbattuto. È sempre bello arzillo. Rocchignos. Ja, wunderbar. Tira. Ah, meno male. Anche il Rocchigno che ho sulla mappa io. Mappa, scusami, su Ranch pure lui. Da sempre da fa. Mette sempre in difficoltà. Infatti quando arrivo in quell'area là mi va a frizzare, ragazzi, che non vi dico, come se non ci fosse un domani. Allora, macchina vibrante subito, puliamo i pezzettini qua nel frattempo. Oh yes, oh yes. Sabbiatura, cioè Zappa, tu hai capito, questo è metallo. Ma quando peserà 20 kg sto giocattolino? Mamma mia! C'è...
Ragazzi, il metallo di una volta non è il metallo quello tarocco, eh? Ma è un metallo italiano, maglione, quindi pisa, pisa, ragazzi, pisa. Voilà. Allora, andiamo a verniciare Monsieur Petit. Salutiamo Monsieur Petit, il n'est pas in direct. Ciao Petit. Voilà. Ah, verde. Questo è tutta Everons, Evera. Tac. Questa che è la vaccarella. Tac. Il recinto. Il vitellino. Uè, vitellino. Oh, allora, forno, giustamente. Iniziamo a mandare questo sul banco. Wow, aiuto, Gigino si è proprio attrezzato, non vorrei dirlo, ma c'è un'attrezzatura incredibile. Sciriamo qua, sciriamo. Sciria, sciria. Nel dubbio, grattazio. Grattazio pallorum. Zio Cicino è molto scaramantica, quindi gratta sempre il legno e non solo, anche il metallo. Vernice. Stanno qua. Oh, chat, secondo voi quanto può pesare questa casa qua, il giocattolo, considerando che fra l'altro è tutto di metallo, eh? Wow, 6 pezzi, ero stanno questi 6 pezzi. C'è qualcosa che mi sono perso? C'è qualcosa che mi sono perso? 3 su 6, ah, ecco. Quanto peserà secondo voi? 20, 30 kg? A me così, dice zio Gigino che a lui sembra metallo pieno, non è un ruoto. Ah, non ti preoccupare, Zappa. Anche il gatto vuole partecipare qua. Gattazio. Gattazio, fai bravo, Gattazio. Ah, il gatto, scusami, è Ale. Il gatto da guardia. Eh sì, Zappa, effettivamente. Forse era qualcosa per i diversamente giovani. Chissà, che effettivamente la maggior parte di questo è tutto metallo. Questo è legno. Beh, che all'epoca i materiali plastici non è che ci fossero e fossero così diffusi. Ok, perché questo è legno, metallo e legno, ma io, cioè, non è che metallo e plastica e tuzzo e tuzzo. No. Manca un pezzo. E infatti mancava luce. Infatti non si vedeva niente, non si vedeva. Luce! Ya, luce.
Ah, mi dispiace. È anziano il gatto. Ah, quindi diciamo abbastanza agi. Né troppo giovane né troppo avanti con l'età. Oh. Ah, ma qua abbiamo sbloccato maestro. Ragazzi. Ah, ecco Ale, ecco qua. Ti ricordi quando ti dissi: guarda Ale, sembra banale ma non lo è. Ecco perché. E mo capirai. Allora, detergente. Allora, qua ci manca il saldatore per lo stagno. Perfetto. Detergente ce l'abbiamo. Oh, Kevin. Allora, saldatore. No. Saldatore l'ho visto già. Sta qui. Oh, via. Maestro, ecco qua. Sì. Allora ragazzi, questa è un'automobilina radiocomandata, quindi già abbiamo alzato il livello di difficoltà. Le ruote sempre a pressione, doppio clic, ruotare in senso rotatorio, ruotare. Ui, mannaggia miseria, ecco qua. Mi sembra kit così dalla dal look. Ecco Ale, vedi? Quando dicevo guarda che quello più avanti va è più complesso diventa. Ecco qua ragazzi. Mozio Cicino deve anche riparare. Diventa anche specializzato sulla su perito elettronica, elettrotecnica diventa il vano batterie. Mamma mia, che sanguaiata sta macchina. Devo staccare qualche altra cosa da là, mi sa, sicuramente. Allora doppio clic. Ecco qua. Quando si arriva al livello maestro. Ui. Diventa un po' più complesso. Maestro. Buongiorno maestro. Uè maestro. Stazione saltante. Ok, quindi c'è da andare qua mi sa 0 di 1. Ok, sul banco qua non vedo niente, vediamo un po'. Lavaggio scirea scirea scalea scalea, ma come mi ricrea andare in vacanza vicino in da una stanza. Uscire la sera che zucculi l'opera, andare in pizzeria insieme a nonna mia. La canzone si intitola Scalea Scalea di Tony Tammaro. È in lingua napoletana ovviamente, ma anche in parte lingua italiana. Oh, questa fatta. Zio Cicino ci ha messo pure l'etichetta sul radiocomando. Quella dovrebbe mettere JJ Corporation. Vinci pure la scheda elettronica. Zio Cicino, Zio Cicino si proprio si cruce. Zio Cicino. I porto tre route, io guido la pecare. Ho tre rotte, rapiace,
la peccar della piaggia. E ci ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciuno e fes, ha capito? Esattamente, sì, ma in tutto questo... Ah, questo ci fa togliere qualcosa? Cosa? E che mi ha fatto di salda? Cioè, quello non, è, non mi ha fatto fare il punto di saldatura, ma di... ha fatto dissaldare. Ah, forse mi ha fatto riflussare il tuzzo e tuzzo, può darsi. Allora, però qua mi sa che manca qualcosa. Mi sa che manca proprio un pezzettino. Oh yes, oh yes, e tuzzo e tuzzo. Manca qualcosa. Oh, ragazzi. Beh. Ah, ma questa è una Mustang, mi sa, ragazzi. Manco la macchina di supercar. Su e giù nella 127 blu. Quindi questa qui è la base di carica del radiocomando direttamente sull'automobilino. Bellino però, eh. Vediamo qualche altra cosa a livello maestro, perché c'è anche il bonus. No, bonus 0, ok. Ah, però punti esperienza 820. Quindi si è aggiunto un altro giocattolo maestro. Vediamo un po'. Vediamo un po' l'elicottero. Poi prenderemo anche la trottolina amorosa, tutta tatta. Magari ti chiamerò trottolina amorosa, tutta tatta. Azzo, voglio, questo è il radiocomandato. Ma voglio, questo è veramente una cosa molto molto buona. Questo si sposta verso dietro per caso. Allora facciamo così. 9. Allora. Ah, ecco. Sfiliamo la pala posteriore. Ya. Yeah. Questo elicotterino zio Cicino lo deve fare. Veramente bellino, eh? Zio Gigi. Zio Gigino, pensaci tu. Zappa, grazie. Grazie per essere passato. Facciamo una bella scoccata di mani al nostro presidentissimo. Lo salutiamo con il suo inno. A zappa sto, porta la zappa sto, porta la zappa storta. Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Mi raccomando, passate anche nel canale della zappa storta, nel canale di Moreno, nel canale di ma naturalmente seguite tutti i vostri amici streamers e tutte e tutte. Ah, vai. Andiamo a far riflussare questo, vediamo un po' che mi fa fare. Sì, mi fa... Ah, ecco i punti di ok, tutto chiaro. Mi sta facendo rifare i punti di saldatura, vedete? Eh sì. Eh sì.
Strano saldatore Verstappen, però devo dire, devo essere sincero. Conoscevo altri tipi di saldatori, però va bene. Ragazzi, secondo voi zio Gigino di che colore farà la carlinga dell'elicottero più delle pale non ballo non capite male, pale con una L. Di che colore la farà? Mi sono scordato pure il colore che ho preso prima. Allora, pennello. Wunderbar. Questo. Vediamo un po'. Bello, ragazzi. Una bella striscia gialla. E qua mi sa che zio Cicino si è superato, ragazzi. Ma si divertirà pure lui con l'elicotterino, eh. Cicino! Ehi, Cicino! È acconciato all'elicottero? Poi zio Gigino ci porta a fare il giro a tutti quanti, non vi preoccupate ragazzi. Tutti quanti sull'elicottero. La Gigino Airlines vi dà il benvenuto. Wow, vai! C'è. Ragazzi, qua ci vuole un applauso a zio Gigino, eh. Che le è suscettibile zio Gigino, se non gli fate l'applauso, quello dice, ma guarda che sì, questi nipotini non apprezzano. Oh yes, oh yes. Oh. Mi sa che ho mancato qualche pezzo. Vediamo un attimo. No, ho pigliato tutto. Perché fa così? Ah, stufato. Everons in arrivo, ragazzi. Everons. Grazie, grazie. Bravo zio Gigino. Enrico ha mandato gli applausi a zio Gigino e zio Gigino è contento. Oh, bravo, bravo. Ha detto bravo, bravo, bravo Enrico. Ha detto che poi il prossimo pezzo lo riparerà per te. Te lo porta a casa. Allora. Ah, ragazzi. Il drone. Wow, Enrico, sei stato proprio fortunato, guarda. Perché o ti arriva il drone a casa. Tutto offerto da zio Gigino. Ho fatto il rumore. Il suono con la bocca. Con la bocca. Non preoccupatevi, ragazzi. Che questo drone ritornerà a volare. Enrico, non ti preoccupare. Che questo drone tornerà a volare. Non si sa come ha fatto ad arrugginirsi così tanto, ma non è dubbio. Ehi, zio Gigi, ma si sono spezzati i fili, eh? Non vorrei dirlo, ma i fili dei motori qua. Non ti preoccupare, dai, ci penso io. Ci pensi. Vabbè, no, è detto più che altro. Opla. Qua. Anzi, questo è più complesso di quel che pensavo, ragazzi. Allora, iniziamo a fare così. No, non era proprio complesso assai. Azzo sabbiatura significa che è tutto in metallo. Azzo. E dico, questo è professionale, questo drone. Quindi zio Cicino ti ha fatto un bel regalino. Uh,
Regalino, regaluno, vai giù. Oh, alza la cavessa. Ci sono ancora le antenne da smontare, non vorrei dirlo. Ah, non si è smontato l'antenna. Allora, andiamo a rifare i punti di saldatura. Allora, dove sta? Ecco qua. Oppola, fatti un po' alla alla come capita. Ciao ragazzi. Ovvio ragazzi. Zio Gigino è colui che non si riduce mai all'ultimo minuto. Non c'è. Ma è sempre pronto all'avventura. Metti in moto l'avventura e cavalca a tenere. Vivi dentro l'avventura, la cavalca a tenere e tuzza e tuzza. Allora 11 di 11. Ok. Ah, vediamo un po'. Il drone di che colore lo fa? E poi con le antenne. Avrebbe potuto far di meglio. Però dai, ci sta. Oh, le pale c'è. Pale è tutta un'altra cosa. Ricordatevi sempre che quando dovete riassemblare o fare qualsiasi cosa, assicuratevi di aver guardato bene intorno, che non ci sia nulla che debba essere recuperato. Se meno male che Maurizio c'è, e dico, comincia a festeggiare perché mo arriva il drone a casa. È offerto da zio Cicino. Telecamera in 8K, anzi in 16K, ma anche 32K. Risoluzione altissima che vola fino a 350 km. Batteria, autonomia. Quant'era? 3500 km di batteria. Quindi vai ovunque. C'ha pure i pannellini fotovoltaici. Quindi. Cioè, ti fa il giro del mondo con il drone. E voilà, les jeux sont faits. Oh, via. Allora, ne facciamo un altro. Ah, la trottola, ecco. La trottola questa. Vediamo anche com'è fatta all'interno della trottola. Skyfall. Andiamo a vedere. Ora zio Gigino si andrà a specializzare su Trottolation. Quindi disassembliamo Trottolation. Due di due. Ah, solo due pezzi. Credevo ci fosse molla contro molla.
Ah, questo è quello lì che è fatto con la punta simile alla punta del trapano. Beh, sì. Orange. Ma è venuta una zuzza. Zio Cicci, mi è sembrato di aver visto ancora un po' di segni di usura. Sì, a quanto pare sembra la punta di un trapano. Trapanarella, non è per nulla. Ah, trapanare. Ah, ho capito. Ha conservato il lato vintage dell'oggetto. Bravo, zio Cicino, bravo. Bravo, zio Cicino. Oh. L'ho vista arancione e mezza. Ah, forse non avevo del tempo di accennare. Vediamo un po'. Ah, forse il pezzo originale era con la carotina blu. Prendiamo qualcosa per il museo. Pezzi necessari. Pittura, set di pittura. Mamma mia, set di pittura. Se ne vanno come se fosse. Come se fosse acqua fresca. Acqua fresca. Acqua frizzante. Questa sembra una BMW. Una 127 o 128? Vediamo un po'. No. I tubi di scappamento. Li sostituiamo, mettiamo la marmitta catalitica. Catalication. Questa però apparentemente sembra più semplice. Andiamo un po'. Ah, questo è di metallo. Questo è smerigliato. Questo mi sa che va. Wow, addirittura. Cioè, quindi. Ah, giustamente bisogna separare la gomma dal cerchione. Beh, giustamente. Stessa cosa qua. Ok, Kevin. Ok, Kevin. Voilà. Andiamo qui. Mandiamolo alla faccia nel frattempo. Smerigliatrice vibrante, come si chiama là? Questa a lavare. Dicevi che era troppo semplice. E in effetti adesso tutto torna. Questo a lavare. E questo a lavare. E tuts. Prima qui. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Poi si va a fare là. La cromatura. La cromatura. Nichelizzazione pare si chiama, no? Questo nel forno dopo. Andiamo al forno. Ci ha avvisato pure. Ma noi più o meno conosciamo la dinamica. Sicché noi ritorniamo al banco e vediamo se c'è da fare qualcosa. In effetti
ci dice che è da verniciare a mano, ma nel frattempo ci andiamo a lavare gli pneumatici. Voilà, altrimenti ci scordiamo. Ok, poi c'è da smerigliare, abbiamo detto. No, piano piano, eccoci. Yeah, nichelization, quello. 5 di 6. Ecco qua, allora nel frattempo ci andiamo prima a dipingere qua, perché oh, bello il passaruota, così è più bellino. Allora nel frattempo stampiamo prima qua, bella sta macchina, oh, in stile Hot Wheels, orsacciotte alla guida, fate attenzione. Ho sacciato all'orizzonte, gli strisciacchi, tutte, 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 tutte. Ok, allora mi sembra di aver fatto tutte, no? Sì. Hot Wheels numero 1. Allora, lo pneumatico, e tuts, lo pneumatico, tuts. Queste sono le due marmettine. Voilà, ragazzuoli, e che macchinetta. Andiamo a vendere. Ah, questa è la macchina per il museo. Ok, allora ragazzi, vediamo un attimo, ci è arrivata una mail. Ah no, l'hai vista. Ok ragazzi, allora io approfitto per ringraziare tutti quanti voi per la compagnia che mi avete tenuto. Quindi ringrazio Enrico, ringrazio la Zappa Storta, ringrazio Aleasso, Moreno e tutti quanti voi che avete guardato questo video in diretta, ma anche tutti quanti voi che l'avete guardato in replica. Allora, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Quindi grazie mille a tutti, ci vediamo. Per chi è in live, tutte le mattine da martedì alla domenica, salvo il venerdì, ci becchiamo su Farming 22. Stato buono, ciao! Grazie a tutti! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.